Ciao a tutti, sono Coach Fabian, ben ritrovati nella House of Boxing di Trento. Oggi parliamo di un elemento fondamentale per imparare a boxare. Vediamo assieme come muovere il busto e come effettuare le finte. Quindi non potete assolutamente mancare questo episodio. Allacciatevi forte i guantoni e vi aspetto in palestra. Per essere qui con me alla House of Boxing, iniziamo il video di oggi. Partiamo con il dire che nel pugilato ci sono tantissimi modi diversi per potersi difendere. Uno su tutti è appunto il movimento di busto, ok? Ed è proprio quello che voglio approfondire assieme a voi oggi in questo video. La prima cosa in assoluto che bisogna dire per poter utilizzare nel modo più corretto il busto è proprio che bisogna essere più sciolti e fluidi possibile. Molte volte all'inizio un principiante, ma giustamente aggiungo, si trova ad essere completamente rigido. Questo è solo perché si trova ad affrontare movimenti che non ha mai compiuto prima d'ora, quindi magari si trova un pochino a disagio, tra virgolette, e poi magari manca anche un pochino di coordinazione, proprio perché sono movimenti che non ha mai compiuto. Quindi, ripeto, la prima cosa in assoluto è lasciare cadere le spalle, togliere tutta la rigidità e rilassare tutto il corpo nella maniera più assoluta possibile. Solo se abbiamo assoluto controllo e la scioltezza e la mobilità giusta possiamo utilizzare nel modo più corretto il busto. Ok ragazzi, allora, per capire come muove il busto, ci mettiamo in guardia. Cominciamo a spostare il peso da una gamba all'altra, piccoli saltelli, ci si muove un po'. Se avete uno specchio ancora meglio, così vedete i movimenti che fate. E da questa posizione, mi raccomando, tallone dietro sempre alzato. E cominciamo a spostare il peso da una gamba all'altra. Poi è molto semplice, per spostare ulteriormente, in modo ancora più accentuato, il busto, non ci fermiamo a questo movimento qua, ok? Cioè, non ci fermiamo solo a spostare il peso da una gamba all'altra, ma quando butto il peso su una gamba, boom, butto anche le spalle, tutto su quella gamba lì, ok? Possiamo farlo un pochino solo da una parte, poi possiamo farlo solo un pochino dall'altra, e poi proviamo tutti e due. Ok? È abbastanza semplice, eh? Per muovere il busto c'è chi ce l'ha un pochino innato questo movimento e c'è invece chi deve magari allenarlo un po' più di altri, però tutti quanti con l'allenamento si riesce ad arrivare ad avere una ottima mobilità di busto, okay? Che è fondamentale per schivare i colpi e per evitare i colpi dell'avversario, ok? Chiaramente bisogna essere fluidi e belli sciolti, come detto all'inizio, e lo ripeterò, sempre ci vuole un equilibrio pazzesco, ok? Devo essere bello stabile, avere un bel baricentro e poi mi ci metto davanti allo specchio e comincio a muovere, ok? Posso giocare basso, su, con piccole rotazioni, con piccoli movimenti. Quindi vi mettete allo specchio, vi fate 3 round a 3 muovendo il busto senza mai stare fermi, ok? E vedrete che con il tempo e l'allenamento riuscirete ad avere una ottima mobilità di busto, ripeto, fondamentale per la difesa. Ottimo lavoro ragazzi, molto bravi. Allora, andiamo avanti. Dopo aver acquisito un ottimo movimento, scioltezza, equilibrio per muovere bene il bacino e il busto, possiamo cominciare a parlare di finte. Anche qui di finte ne esistono di un milione di tipi diversi, a partire da appunto dalle finte proprio dei colpi, ok? Cioè fintare un colpo e partire con un altro. Può essere per esempio finto il jab e porto poi il gancio sinistro in modo tale da portare la mano dell'avversario a difendere per il jab e liberare la strada per il gancio.
Questo è un esempio, ce ne sono un milione diversi. Oggi ci concentriamo però sulle finte di busto e di piccoli spostamenti sulle gambe, che sono comunque fondamentali per trovare la strada giusta per riuscire a colpire il nostro avversario e in qualche modo ingannarlo. Chiaro che le finte sono fatte apposta per illudere, ingannare il nostro avversario. Una delle qualità fondamentali di un pugile per me è proprio la fantasia, ok? È chiaro che il pugilato bisogna studiarlo, è chiaro che alcuni movimenti della tecnica devono essere imparati in quel modo lì, però c'è da dire che il pugilato è uno sport di situazione, ok? Quindi ci sono dei momenti nell'arco di un combattimento in cui quello che si è imparato in palestra non può bastare e quindi deve scattare dentro di voi una fantasia in più, quel movimento in più, quella rotazione che non avete mai fatto fino ad ora, che però vi è venuta fuori dal momento in cui vi trovavate di difficoltà e siete riusciti a uscire solo con la vostra intelligenza e la vostra fantasia. Ci mettiamo due birilli distanziati di qualche metro e cominciamo a saltellare da una parte all'altra, ok? Quando volete voi, a un certo punto, boom, cambiamo direzione, ok? Vi fermate e cambiamo direzione. Questi piccoli cambi di direzione sono chiaramente delle piccole finte, ok? Immaginate di essere nel ring e girare sempre nella stessa parte, boom, a un certo punto cambio dall'altra, ok? Boom, cambio direzione, boom. Questo piccolo esercizio si può fare mettendo chiaramente anche un piccolo movimento di busto. Vado da una parte, ma finto, e vado dall'altra. Cambio subito direzione, cambio subito direzione, cambio, ok? Belli fluidi sulle punte, mi raccomando, e sempre belli agili. Vi mettete qui, provate ad andare destra-sinistra, effettuando i piccoli movimenti con i piedi e con il busto, cambiando direzione, belli rapidi sulle gambe, ok? Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere l'ultima finta di oggi. È un pochino più difficile, ma nulla di così complicato, e richiede solo un pochino di coordinazione in più rispetto a tutti gli altri esercizi, però è una finta molto efficace da poter fare in combattimento. Ok, avviciniamo un pochino così magari vedete meglio. Li facciamo vedere piano. Finto uno spostamento a sinistra, mi raccomando, sulle punte, non sul tallone, perché sennò saremo molto più lenti e bisogna essere rapidi nel movimento, ok? Quindi piccolo spostamento a sinistra, spingo e cambio completamente lato, ok? Questa è una finta molto efficace, a mio parere è una delle tante che si possono fare, ok? Adesso ci concentriamo su questa, vi facciamo rivedere piano. Allora, finto di voler andare da una parte, magari di fare una rotazione o andare a lavorare sul lato sinistro, lato destro del nostro avversario. Quindi prendo il peso, uso la punta del piede per spingere e col piede sinistro vado a prendere il posto del piede destro e andare sull'altro lato. Rifacciamo il vedere piano. Uno, fuori, pa, 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 boom, 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 e da qua lavoro. Rifacciamo il vedere piano. Uno, fuori, e lavoro. Ho cambiato completamente binario e lato del mio avversario. Facciamola una volta veloce, uno, fuori, e lavoro, ok? Facciamola rivedere un'altra volta veloce e poi un altro paio di volte piano, ok? Sempre, mi raccomando, il movimento ragazzi, sempre bene muovere il busto, il bacino, spostare bene il peso. Quando ho la coordinazione, il momento giusto, fuori, qui, e lavoro, ok? Fuori, saltino e mi sposto. Finisco chiaramente sempre nella mia guardia, non in guardia falsa, ok? Ultima volta, dai, allora piano, sposto il peso, semi spostamento come finta per uscire da questo lato. Qua non cado con il piede, è solo una spinta che io devo effettuare per andare completamente dal lato opposto, ok? Quindi finta col busto, un semi spostamento, lì, e vado poi dall'altra. Finto, vado a lavorare di qua,
Muovo il busto. Finto, fuori. Come sempre vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine in mia compagnia qui alla House of Boxing di Trento. Siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo visto brevemente come muovere bene il bacino e il busto, di quanto sia importante avere una ottima mobilità appunto del bacino, e poi abbiamo visto brevemente due piccole finte che possiamo effettuare con piccoli spostamenti per ingannare il nostro avversario. Io vi ricordo che House of Boxing Trento la trovate anche su Instagram, Facebook. Continuate a seguirci. Ciao a tutti da Coach Fabian, House of Boxing Trento.